100 danni, questo qua, scusa un attimo. 20, 80! No, no, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, No, 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 non è vero. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel covo di Weavile. Io sono Stefano e in questo video voglio mostrarvi quello che secondo me è il mazzo esteticamente più bello di tutto il formato. Sto parlando di Blaziken Zeraora. È uno dei nuovi mazzi Regno Glaciale. Praticamente tutte le carte di questo mazzo provengono dall'ultimo set. È un mazzo a prova di rotazione perché tutto si basa sui Pokémon di tipo colpo rapido ed è piuttosto complesso da giocare, quindi le partite sono tutte diverse, sono tutte belle, molto emozionanti, ma ci vuole un po' prima di impararlo e anch'io in queste partite ho imparato meglio a gestire il mazzo. La lista, ci tengo a dirlo, non è mia, la lista è di Christian Fontenot, che è l'unico giocatore al momento in tutto il mondo che è riuscito a ottenere dei risultati con questo mazzo. Non ho cambiato una singola carta, un po' perché non ho provato molto il mazzo e un po' perché mi sembra semplicemente una bellissima lista e davvero non cambierei una singola carta, anche dopo averlo giocato per un po'. Se volete montare anche voi questo mazzo, qui sotto vedete il logo del mio sponsor, si chiama BuyPTCGOCodes e inserendo il codice sconto Weavile avrete uno sconto del 5%. E se questo video vi piace ricordatevi di mettere un bel like e di seguirmi su YouTube e anche su Twitch, perché tra l'altro le partite che vediamo tra poco, prima vi spiego un po' la lista, ma le partite che vediamo tra poco le ho giocate durante una live su Twitch. Sono live su Twitch tutti martedì, giovedì e domenica dalle 20.45 e vi aspetto anche lì se vogliamo chiacchierare e giocare insieme. Allora, questo mazzo si chiama Blaziken Zeraora e si basa su Blaziken e Zeraora. Blaziken VMAX ha un primo attacco che fa 60 danni, che non è un granché, perché poi non fa ritirare il Pokémon attivo dell'avversario. Può servirvi magari a rallentare un attimo il vostro avversario in alcuni casi, ma di solito, cioè si spera che non ci sia mai bisogno di usare questo attacco. Dà in avampata, fa 130 danni e fa assegnare o una o due energie qualsiasi, anche speciali, ai Pokémon colpo rapido in panchina. Quindi fortissimo, è forte perché attacca con due energie, il che vuol dire che se voi partite e assegnate un'energia qualsiasi, altri due ne assegnate un'altra, attaccate. Ma se assegnate un'energia colpo rapido, vale doppio, quindi è come se facesse 130 danni con una sola energia. Ora, 130 danni sono abbastanza pochi, quindi non possiamo pensare di vincere la partita con un VMAX che fa 130 danni e basta. Arriva però al nostro aiuto Zeraora. Zeraora V ha un attacco che fa 100 danni, e se il turno prima hai fatto un attacco con un Pokémon colpo rapido, che può essere anche un altro Zeraora e basta che non sia lo stesso, fai anche 160 danni a un Pokémon in panchina dell'avversario. Quindi sono 260 danni per 3 energie e tra l'altro noi Zeraora l'abbiamo caricato con Blaziken, quindi è anche facile da caricare. Oltretutto abbiamo anche Tapu Koko, che ci permette di assegnare fino a 2 energie elettro dagli scarti ai nostri Pokémon in panchina. Quindi Zeraora possiamo comunque caricarlo in un turno, anche se per esempio Blaziken viene messo KO, o se magari non ci fa assegnare le energie. Perché mettiamo l'energia duplice, l'energia doppia, quella colpo rapido, a Zeraora e assegniamo con Tapu Koko. Oltretutto, Zeraora abbiamo detto che fa 160 danni in panchina, ma se noi abbiamo nella nostra panchina un Passimian, grazie alla sua abilità, facciamo 30 danni in più al Pokémon che attacchiamo, perché fa fare 30 danni in più ai Pokémon V e GX nella panchina dell'avversario. Quindi diventano 190. Che vuol dire che mettiamo KO, Dedenne, Crobat, Eldegoss, non è affatto male. Se poi vogliamo anche strafare, assegniamo la vista telescopica, i danni diventano 220 e possiamo mettere KO anche un Pokémon V come Zacian o in generale gli altri Pokémon V. Quindi veramente Zeraora si ritrova a fare tantissimi danni. Alternare gli attacchi di Zeraora vi permette di fare 220 danni e 100 danni, che se li sommate sono 320 KO un VMAX. Quindi davvero dei bei numeri. Per far funzionare il mazzo come facciamo? Vabbè, allora no, prima diciamo Blaziken V. Blaziken V fa 50 danni con 2 energie, niente di che, e poi con Turbo Fuoco 210 danni scartando 2 energie. Ci vogliono 2 energie fuoco. Noi giochiamo solamente 2 energie spirale, non faremo mai quell'attacco. Quindi l'abbiamo letto per completezza, ma non ci interessa. Dicevamo, la consistenza del mazzo. Tutto ruota intorno a Octillery. Octillery ci fa cercare nel mazzo una carta qualsiasi di tipo colpo rapido. Colpo rapido vuol dire che possiamo prendere o Blaziken, o Passimian, o Zeraora. Possiamo anche prendere le energie speciali, che è una cosa fortissima. Così come anche altre carte, come per esempio la carta Torre Acqua, che è una stadio, che fa ritirare i nostri Pokémon colpo rapido con 2 costi di ritirata in meno. Quindi noi vogliamo spesso alternare Blaziken e Zeraora, è molto più semplice avere in gioco una stadio piuttosto che dover usare scambio ogni volta. O assegnare il palloncino, che comunque giochiamo in 3 copie, quindi dovremmo riuscire sempre a ritirare i nostri Pokémon con questo mazzo. Abbiamo poi come carta aiuto Impegno di Ornella, che è una carta colpo rapido,
che è come Crobat. Stessa, è come se noi facessimo Crobat. Peschiamo fino ad avere 6 carte in mano. Quello che la rende così forte è che possiamo prenderla con Octillery. Se ci fanno Timbro Reset da 1 a fine partita e abbiamo Octillery in gioco, prendiamo Ornella, peschiamo fino ad avere 6 carte in mano. Quindi assolutamente fortissima in questo mazzo. Negli altri mazzi ci sono altri supporter più comode. Per esempio Mary, che comunque giochiamo in doppia copia, perché noi vogliamo poter interagire con la mano dell'avversario. E 4 ricerca accademica, perché naturalmente vogliamo pescare. Vogliamo anche scartare le energie, quindi se dobbiamo fare la ricerca accademica e abbiamo 3 energie in mano, tanto meglio, le assegniamo o con Coco o con Blaziken. 4 ordini del capo, perché noi vogliamo assolutamente attaccare il Pokémon giusto. 100 danni di Zeraora fanno abbastanza schifo. Noi vogliamo farli al Pokémon giusto, in modo tale o da completare un KO, o da fare 220 danni il turno dopo su un altro Pokémon su cui abbiamo fatto 100 danni. E cos'altro dire? Ah, chiaro, giochiamo il Corno Echeggiante. Corno Echeggiante ci permette di rimettere in panchina dagli scarti un Pokémon base del nostro avversario. Quindi se vogliamo per esempio pescare 2 premi facili su un Pokémon V o su un Dedenne, lo rimettiamo in panchina, possiamo prendere con Octillery questa carta, facciamo 2 premi così facili in panchina. Una carta fortissima qui dentro. E per dire... No, non ho detto tutto. C'è Mew, che ci permette di non subire KO in panchina. Chiaramente abbiamo Octillery e Passimian, che hanno pochi punti salute, quindi verrebbero messi KO facilmente. Oltretutto Zeraora è debole lotta, quindi contro Urshifu non è il massimo. E abbiamo Fion, per lo stesso motivo per cui giochiamo 4 boss. Noi a volte vogliamo fare i 220 danni di Zeraora al Pokémon che però è attivo. Quindi se facciamo ordine dal capo, ok. Se non ce l'abbiamo, possiamo fare anche Fion. E adesso sì che l'ho letto tutte le carte. Vabbè, 4 Velox Ball, 4 comunicazione Pokémon per prendere i Pokémon, 2 Redenne per pescare. Ma per il resto, le carte sono queste. Il problema è Mew, ma abbiamo 4 boss. Quindi, come Urshifu è forte in un metagame con Mew, lo siamo anche noi. Tanto la nostra partenza va benissimo. Peccato che comincia lei. Questo è naturalmente un mazzo che vorrebbe andare per primo. Vediamo se ha un mazzo che è aggressivo fin da subito. No, ma davvero. Non beccato. Ah no, però vabbè, debole elettro. Tutto sommato. Prossimo turno può mettermi KO? Sì, prende Melanie e mi mette KO. Allora, devo riuscire a settare Zeraora. Anche se è una situazione strana, perché Zeraora non mette KO in Inteleon. Allora, come voglio giocarmela? Se faccio 50 danni, giusto per attivare Zeraora il turno dopo, potrei voler fare 50 danni per attivare Zeraora. Oppure fare 130 e poi con 200 da... Voglio... No, non voglio... Facciamo così. Attacchiamo dopo. Gli concederò 3 premi. Però secondo me non è un grosso problema. Comincio prendendo Mew. A parte che potrei anche prendere Fion se voglio essere antipatico. Che non sarebbe male. Però questo quanto ha? 60. No, non è il caso di farsi subire un KO così facile. Cominciamo con Mew. E scartiamo Marnie. Mew in realtà si usa in molti meno mazzi di quanto non sembri. Giochiamo Zeraora. Vista telescopica, aspetto a segnarla. Allora, questo può mettermi KO. Se rimando attivo Mew è un peccato, potrei quasi mandare attivo Remoraid. Che un po' mi spiace, però piuttosto che farmi danneggiare Zeraora o Mew. Pazienza per Remoraid, dai, fa niente. Dai, può andare. Adesso la mia idea qual è? Fare... No, gioca i martelli. Vabbè, pare che non cambia. Anzi, mi fa un favore. Mi fai un favore se fai testa. Grazie. Grazie. Mi fa un favore. KO, perfetto. Ora io faccio 130 danni. 320. Avesse avuto anche solamente 10 punti salute in più. Ah, però aspetta.
Cominciano i misplay stupidi. Non sono abituato. L'energia spirale assomiglia troppo all'altra energia, cavoli. Le confondo. Anche l'altra volta ho fatto una partita e poi mi sono accorto, perché non sto attaccando con Zeraora? Perché era un'energia spirale, non era un'energia quell'altra. Dai, mi è andata bene. Nel dubbio giochiamolo. E assegniamo qua. Ciao Andrew, ciao, buonasera. No, perché davvero ragazzi, cioè, i colori sono gli stessi. E no, no, adesso però non devi fare il martello testa. Ecco, perfetto. Io poi faccio 200 qua e KO Crobat. Quindi non è male come mossa. Cioè, pesco 5 premi. Anzi, se mette in gioco un Inteleon, eh beh, ci siamo. Ci siamo. Ci stava a fare il primo attacco con boss, però mi mancava l'energia. No, non mette Mew, non mette Mew, Dagro, fai il bravo. Poi, Passivian si può anche mettere senza un vero motivo, eh. Aspetta. Assegno questa qua. Passivian lo metto senza un vero motivo. Faccio 200 danni precisi, precisi. E metto KO Crobat. Prossimo turno faccio 100 danni, KO Sobol, ho vinto. Lui ora non può pescare due premi. Io ho pescato 5 premi in un turno contro un mazzo acqua. Quanto è forte questo mazzo? E ho pure sbagliato, perché... No, a parte che, vabbè, non è che ho sbagliato. Non potevo farci nulla per l'energia speciale. Se non ce l'avevo in mano, non potevo farci niente. Ah, sei un po' in ritardo con la live, ok. GG questa, eh. GG questa. Eh beh, certo che è GG. Dai, cominciamo bene, dai. Sbagliando a guardare le carte e battendo i mazzi acqua con un mazzo fuoco. Direi che meglio di così non poteva iniziare. Allora, Princess Yauran è un altro che becco sempre quando gioco online. E che non ho capito se è una persona famosa o se è semplicemente uno che gioca tutto il tempo. Oh, questo mazzo non ha problemi a trovare i Pokémon base comunque, eh. Quello è tuo zio, salvo. Tutta la famiglia stiamo trovando stasera. Vabbè, vediamo che cos'è. Mewtwo, bellissimo Pokémon. Una persona famosa gioca tutto il tempo. Beh, però magari è scarsa e gioca tanto, ma sta ancora imparando a giocare. Sì, infatti stasera è la ladder dei siciliani. Mi piace Mewtwo quando fa redenne al primo turno. Stai giocando Mewtwo Dark Box? O quella specie di Mewtwo Toolbox che gioca Moltres e Zapdos per coprire tutte le debolezze? Ok, stai giocando un mazzo bellissimo. Facciamo la gara chi ha il mazzo più bello stasera. Wow, che meraviglia. Allora tu il prossimo turno... Allora, vediamo se metti Sneasel intanto, perché se non metti Sneasel è inutile. Incineroar. Molto forte contro Blaziken, decisamente. Ok, quindi tu al massimo avrai due energie il prossimo turno. Con due energie puoi fare poco niente. Di certo non mi metti KO. Mettiamo Remoraid. Mettiamo Fion. Mettiamo il palloncino. È un peccato perché ho già l'evoluzione in mano, però le ripescherò. Cosa? Ragazzi, sta ancora andando la live. Ho appena riempito il disco del computer. Ragazzi, che disagio fare queste live. Perfetto. Ok, semplicemente ha smesso di registrare. Ho il computer pieno. E i video occupano tanto. Naturalmente tengo sempre una copia dei video sul computer. Ok. Mi serve l'energia. Io non posso missare l'energia. E Blaziken in realtà penso che me ne basti uno solo... Adesso che devo scartarne... No, dai, comunque uno l'ho rimischiato, al limite lo rigioco. Si sente un rumore... Si sente tanto rumore, ragazzi, mi spiace, cavoli. Sì, esatto, Blazy. Cioè, alla peggio faccio così. Mi sarebbe piaciuto...
Cioè, se la registra automaticamente è tutto molto più semplice, tutto qui. Io ho il corno echeggiante, te lo voglio usare subito per darti fastidio. No, dai, aspettiamo un attimo. Però magari uso Fion, che ti dà fastidio anche quello. Non so. Tanto se deve farmi Incineroar, lo fa Incineroar comunque. Quindi anche se mi danneggia al prossimo turno non succede niente. Il KO in un colpo non lo fa. Darkbox è un mazzo amato perché gli attaccanti e i Pokémon che ha sono i più belli che ci sono. Cioè, di cosa stiamo parlando? Dov'è Darkeon? Guardatelo. Anche Sableye, tutti in mano. Lui li aveva in mano il primo turno apposta per flexarli. Questa versione non mi piace tanto. Però, cioè, i Pokémon buio sono i più belli, inutile girarci intorno. Io mi ricordo ancora, mi vergogno quasi a dirlo, la prima volta che ho visto ADP, a me non sembrava forte. Ovviamente non c'era ancora Zacian, poi quando hanno fatto il primo mazzo era ADP Keldeo, che non è che fosse chissà che grande mazzo, quindi all'inizio si giocava anche col Bertrio, con Blastoise e Piplup, cioè non era ancora l'ADP che è adesso. Però la prima volta che l'ho visto, a me non era sembrato forte. Hai trovato il palloncino, uffa. O l'hai preso, non mi ricordo. Perdo un turno senza fare danni, più o meno. Quanti danni fai? Tipo 120 danni con coso, con Zoro Ninja. Allora purtroppo qui dovrò assolutamente... Ah, 130. Ah, sì, fai qualche danno in più, va bene. Oh, questo è un top deck. Non ci speravo neanche. A parte, vabbè, avrei fatto comunque ricerca accademica, ci mancherebbe, Però questo sì che è un top deck come si deve. Adesso, facciamo una cosa un po' rischiosa, però secondo me ci sta. Scartiamo un'energia speciale, sperando di pescarne una con ricerca accademica. Secondo me è legittimo pensarlo. Io, per non saperne leggere né scrivere... Beh, mi sa che metto Cricketune. Sono due premi easy. Allora, i miei premi dove saranno? No, sono già tutti a posto i premi che devo prendere. Allora metto Sableye solamente per darti fastidio. Boss naturalmente non serve a nulla, ma devo danneggiare qua e caricare Zeraora adesso. Ho missato l'energia. E ho finito le denne, non ci posso credere. Io speravo di pescarla. Cioè, un'energia dovevo pescare, non tanto. Che adesso è persa. Adesso mi sfugge qualcosa, ma non posso neanche fare coco perché non c'è l'energia letto. Dai, pensavo di pescarle un'energia, però no, niente. Cavoli, non me l'aspettavo proprio. Ho fatto Octillery per scartare l'energia speciale. Esatto, Blazy, esatto. Mi ricordo bene queste dinamiche, purtroppo. È terribile quello che sto facendo. Va bene, il dubbio Zeraora, giochiamolo. Anche una vista telescopica iniziamo a metterla. Però vabbè, è persa questa. Cioè, non si poteva missare l'energia adesso. Non pensavo proprio di missarla. Sarà un po' rischiosa, forse, come mossa. Un po' rischiosa. È che se non scartavo un'energia non potevo farci nulla. Grande che ha preso lo Sneasel, quello bello. Ora se lui mette semplicemente KO Mew, ok, ci sta. Il fatto è che una volta che io metto KO, allora il problema è Sneasel adesso. Ok che ho boss, però potrei provare. Cavoli. No, non posso fare boss Sneasel, non metto KO tutto il turno dopo. Devo accontentarmi di questa cosa. Anche qui potevo prendere Corrina, però poi se misso ancora come faccio? Lui ora fa il KO e gli restano due premi per vincere la partita. Io poi gli metto KO... Sì, no, gli metto sicuramente KO Mewtwo. Bisogna capire se lui dopo il KO su Mewtwo riesce a mettere abbastanza energia per pescarsi due premi.
Se non evolve Sneasel, io prossimo turno pesco 4. Ok. Ecco, la cosa peggiore era questa. No, Corrino era troppo rischiosa. Mettere davanti Tyranitar. Prossimo turno, ecco, io il prossimo turno potrei fare boss su Tyranitar, sperando di bloccarlo, e KO Mewtwo. Sì, probabilmente la mossa giusta. E poi capire se riesco a settare un altro Zeraora per mettere KO a Tyranitar. Lui per ritirare avrà sicuramente Ibis e Suiren. Però Brutal Call li ha usati, avrà anche gli Switch. È molto rischioso. Salvo, anch'io pensavo di pescare l'energia prima, però non l'ho pescata. Che attacco vuole fare con 4 energie? 5 addirittura. Che attacco hai in mente di fare? Non dimmi... Ah, l'attacco di Sableton. Tu però così finisci l'energia, amico. Perché non fai l'attacco GX di Incineroar? Ti finisco le energie, va a finire che perdi, eh. Eh no, spero che non pensasse di pescare un premio in più, perché non c'erano ancora i Pokémon V quando è uscito Sableton. Però lui adesso lui rischia di perdere. Perché il prossimo turno può mettere 2 energie in gioco al massimo. Sta a vedere che perde. Doveva fare l'attacco GX di Incineroar. Io ho pescato Corrina, ma non devo fare Corrina. Voglio fare boss o Fion? Facciamo boss. Voglio fare boss. Sì, voglio fare boss. Magari non lo ritira, o magari spreca Ibis e Suiren. Prendo l'energia speciale. Ho bisogno di pescare, cavoli. Però ho già finito le denne. Non ho Fion. Perché non ho Fion? No, magari l'avrei preso usando la supporter per quello. Danno qua e KO Mewtwo. Tu adesso per un turno non farai nulla. E io vediamo cosa pesco dai premi. È complicato, però si può fare quello che voglio fare. Ecco, senza DDN forse è un po' troppo complicato. Vediamo. Ho la Quick Ball per Zeraora e il Communication per Coco. L'energia speciale con Octillery, manca il boss. O eventualmente Fion. E vediamo. Vediamo, perché in realtà... No, ma 220... Sì, 220 bastano. Ok, ha sprecato Ibis e Suiren. Ok. No, no, aspetta! Come non detto. Ibis e Suiren l'ha usata anche con l'effetto di curarsi. Quindi ora cambia tutto. Ok, devo mettere KO col Moltres. Ora. Va messo KO adesso quel Moltres. Abbiamo Coco e Zeraora. Palloncino, allora il boss mi servirà poi. Ragazzi, secondo me io sto per fare qualche misplay di sequencing. No, in realtà no. Va tutto bene, c'è tutto. Non mi sta sfuggendo nulla, no? C'è tutto. Confermiamo, ragazzi. Non sto facendo cavolate, vero? A chi la mettiamo? DDN? Dai, sì. Ah, ce n'era una sola. Octillery è incredibile. Pensate che io nella prima lista questo mazzo... Lo giocavo senza Octillery, perché secondo me non valeva neanche troppo la pena. Non so cosa mi fosse venuto in mente. Mandiamo DDN semplicemente perché poi non devo fare boss, se lui non lo ritira. E devo scartare questa, per forza. Allora, sto per vincere la partita perché il mio avversario ha sbagliato prima. Però fa niente. A parte che forse avevo sbagliato anch'io. Sì, che avevo missato quell'attacco. Oh, chi se ne frega. Era meglio Sableton. Ma il fatto è che adesso io con 100 danni ho vinto. A parte che il prossimo turno, cioè easy, gioco la stadio, prendo l'energia. No, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? No, 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 non lo stai facendo davvero. Ci sono solo 2 V in gioco. Sono solo 2. Sono solo 2.
e non trovi un altro Moltres. Stai fermo lì. Dai che la vinciamo. Ve lo dico io, la vinciamo. Io ho la stadio per ritirare e prendo energia doppia con Octillery. E con questo qua faccio 220 in panchina. Eventualmente ho pure Ornella per pescare. E tu ora prenderai Moltres, ma non hai l'energia Aurora. Cioè, una delle due cose non c'è. Hai due Moltres nei discarti. Non ne giochi tre. Mi ha fatto spaventare moltissimo. Princess Yauran, dai. Sneasel. No, perché... Ah, you have a good deck. No, ma sembra che lo prendo in giro. Cioè, lo penso veramente, però quando la gente dice you have a good deck, pensa che li sto prendendo in giro. Specialmente adesso che pensa ad attaccarmi, ma non può. Questo è il momento in cui si sta rendendo conto che ci sono solamente due Pokémon V in gioco. No, cambia niente. Ho la stadio, non prendere delle renne. Ah, aspetta. Facciamo le cose per bene. Prendiamo subito l'energia. Allora, più che Marni voglio fare Ornella. Allora, ci sono Pokémon base che vorrei giocare? Direi di no, quindi posso fare anche Ornella. Io ho un palloncino e basta per ritirare. L'alternativa è trovare boss. No, non posso trovare boss. Io ho solo un palloncino per ritirare, quindi quasi non mi vale nemmeno la pena. Cavoli. Mi sta fregando? No, ma ho sbagliato forse. Ho sbagliato. Dovevo mandargli attivo Passimian. Dovevo mandare attivo Passimian, che tanto non ce l'ha il boss. Fa KO Passimian e poi mando Zeraora. Però poi non ho fatto l'attacco. Mi ha fregato. Ragazzi, c'è qualcosa che non vedo. Mi sta sfuggendo qualcosa. Però secondo me no, secondo me ho perso. Cioè, o faccio Marni e provo a vedere se riesco in qualche modo a ritirare. Così ho perso sia l'energia sia il modo per ritirare. Avevo l'energia nel mazzo, ne avevo almeno 4, l'avevo visto. Cavoli, mi ha fregato. Non ho segnato perché volevo segnare delle N per ritirare. Posso fare Fion per dargli un po' di fastidio. Potrebbe anche bastare, Guardate che Fion potrebbe anche bastare per dargli fastidio, perché lui deve necessariamente assegnare un'energia adesso. Sarebbe bastato avere boss in mano, se no. È molto deciso con Crobat. Cavoli. Deve ritirare e assegnare un'energia. E ha vinto. Non è tanta roba con 5 carte in mano, eh. Cavoli, mi sa che mi ha fregato. Richiamo alleati. Dai, non ce li hai due. Non ce li hai due Ibis su, ne giochi una sola. Cosa vuol dire giocarne due, infatti? E per me non hai nemmeno l'energia. Ha cambiato la stadio, fa niente. Ha lo switch. Ricerca che... Oh. Cavoli, pensavo di averlo rivoltata. Per un pelo. Non hai l'energia! Non dirmi che non è... Ma perché non è segnata subito? No, è stata una bella partita assolutamente, stra-emozionante. Tante emozioni. Verso la fine prevalentemente negative, però tante emozioni. Però bella partita. Ah, stavamo giocando i due mazzi più belli del formato, praticamente, quindi... Mariette. Vinco il lancio, ancora una volta, e ancora una volta voglio iniziare. Ok. Ok, direi che ci siamo.
No, proprio i Veltor che mi scarta l'energia speciale. Allora aspetto ad assegnare. In realtà non faccio altro. Cioè, potrei giocare alla stadio e ritirare, però poi se non riesco. No, 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 non assegniamo, che faccio prima? Oppure scarto l'energia e faccio le denne e pesco tantissimo. Sì, mi sa che è meglio. Mi sa che è meglio perché sennò, sennò è un problema. Allora, prendiamo Zeraora. Quick Ball qua. Peccato per la stadio, però pazienza. Io onestamente direi che vado anche già a prendere Coco. Sì, direi di sì. Mi basta pescare un'energia qualsiasi, possibilmente non speciale. Ok. Vedremo. Questo mazzo gira alla grande e non proprio, cioè in teoria sì. Ogni tanto capitano cose strane. Grande che giochi Weavile in Eternatus. Stai scambiando tutti i Pokémon che avevi in mano. Ricky. Ascolta, questa lista ha fatto benissimo. C'è un tizio che ha fatto il risultato tante volte. Voglio imparare a usarlo. Voglio capire se ha sculato per due tornei oppure se il mazzo ha potenziale. Ma secondo me ha potenziale. Cioè, non lo giocherei a un torneo. Lo giocherei per divertirmi, perché è divertente. Viridian ci sta intanto, eh. Il problema è che mi serve l'energia. O anche Octillery. Anzi, Octillery sarebbe ancora meglio. Communication. Mi serve top deckare qualcosa. No, 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 no. Come faccio io? Raga, cos'è sta roba? Che mano è? Io devo fare boss su Crobat, no, su Sneasel. Magari non lo evolve, pesco un primo dopo. Cioè, ma vi pare che sto giocando così? Io ho due carte in mano. Ha fatto la supporter prima. Non ha la supporter. E io devo ris... Cioè, non ritiro perché sennò poi è un casino. Bah. Io spero che lui non ritiri. Che lui si sia bloccato come me. Cioè, vabbè, se ritira per mandare a farmi 30 danni, fa niente, faccia pure. Ah no, aveva Crobat. No, ho trovato un Weavile. Sta andando tutto storto. L'amuleto. L'amuleto è un problema. 130 più 220, no, è un problema l'amuleto. Magari ha missato il VMAX. Così a caso. No, ha trovato. No, Switch fa niente. È il meno, tanto all'inizio scartava l'energia. Mi hai fatto accelerare la potenza? Siamo sicuri che ne sia valsa la pena? Non la duplice! Vabbè, la scarto, dai, la scarto così poi la riassegno. Preparo un secondo Blaziken, quasi quasi. Perché quasi quasi preparo un secondo Blaziken? Perché stavolta secondo me serve. Voglio fare boss. No, in realtà, perché dovrei voler fare boss? Che già è un casino capire come mettere. Però quasi quasi. Voglio fare boss. Perché se io faccio boss su questo qua. No, il boss lo conservo per dopo, che magari mi serve poi. Facciamo semplicemente Dyna Vampata. Assegniamo qua e non a Remoraid, che è sempre lì che vuole le energie, ma direi anche no. Vediamo, dai. Quick Ball, dai, non avere il VMAX, non avere la supporter. Ma tu non hai ancora usato una supporter in tutta la partita. No, ha fatto cerca accademica prima. Un'altra, e adesso non può, non trova. Ne aveva 70 di supporter. Non può missare il VMAX adesso. Cioè,
Cioè, io lo spero, ma non può. Spero che missi il KO. Se missa il KO, si può ragionare. Sta scartando un Weavile. Oh, se missa il VMAX, il turno che ho perso io più o meno lo recupero. Cioè, beh, in realtà lui doveva attaccare già il turno prima. Cosa sta facendo? Ah, vuole ritirare? No, non ci posso credere. Stai attaccando con Crobat, ci sta. Tanto le energie non ti mancano. Allora, devo pescare 6 premi su 3 Pokémon da 2 premi quasi quasi di questo passo. Corneggiante è completamente... Allora, io non ho in gioco Passimian, quindi posso fare solo 190 danni. Anzi, 160 danni al momento faccio. Questo è un problema. Però se ritiro manualmente Blaziken posso mettere Passimian e mi sa che lo faccio. Sì, farò così. Allora, devo fare anche boss. In realtà non ho fretta di fare boss. Fammi pensare, è un mazzo difficile! Devi darmi il tempo di pensare! Usiamo Coco qui. E uno, e due. Poi scarto il corno, tanto il corno non mi serve. Assegno, io ho bisogno, ragazzi, io devo pescare. Io devo pescare, un communication per Octillery, devo pescare. Questo boss lo vogliamo fare, 100 danni, c'è qualcuno che voglio fare 100 danni? Questo Ternatus. Ma poi lo ritira. Forse meglio su questo Crobat qua veramente. Adesso metto KO Crobat con 190. Il boss lo tengo. Per me ci sta così. Cioè, non sono proprio convintissimo, eh. Però secondo me ci sta. Siete silenziosi, ragazzi. Siete perplessi anche voi. Cioè, siete un po' in difficoltà anche voi con questo mazzo. Amuleto. Un altro amuleto molto fastidioso. Allora, io devo... Allora, se lui... Io potenzialmente vinco in due attacchi. Questo zero ora non mi serve più. No, in realtà, cioè, se non andasse KO sarebbe meglio. Io il prossimo turno faccio boss, KO questo Crobat, caricando zero ora. E poi, sì. Ma. I Velta è tornato danneggiato. Beh, fa 100 danni. Questo qua 110. Sai che secondo me KO fa niente, era nei calcoli. Perché io ora faccio KO col Crobat e poi devo solamente mettere KO o questo Eternatus o Moltres. La debolezza elettro, e chi se lo ricordava? Roba da matti. Questo va a 250. Non so contare. Allora mettiamo KO questo, assolutamente. Dai una vampata. Zero ora, assolutamente. E questo Blaziken. Zero ora questa. E questo Blaziken questa. L'unica cosa, mi sa che ho finito le energie elettro. Devo questa va bene, ragazzi, devo pescare, ho 30 carte nel mazzo. Ragazzi, io devo pescare. Cioè, in questo momento, se lui non fa boss su Zero Ora, ho vinto. Se fa boss su Zero Ora, devo fare boss a mia volta su Crobat. E quindi devo pescare qualcosa. Un DDN mi serve nel caso, vediamo. Però se non fa boss, ho vinto, eh. Due li ha già usati. Sta a vedere. Quick Ball.
I Crobat li avrei anche finiti ormai, no? Uno, due, tre, ne resta ancora uno. Ce l'avrai in mano, continua a scartare carte. Ok, dai, dai. Crobat da 6. Ha una carta nel mazzo. Ok, se ha il boss deve sbrigarsi a prenderlo. Esatto. Ha capito bene il nostro amico. Danni, questo qua, scusa un attimo. 20, 80! No, no, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo, spe. No, 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 non è vero. Non ci credo. Non ci credo. No, raga, no, no, non è possibile. Successo. Non ho mai usato la supporta di pescaggio per tutta la partita, non ho neanche messo Octillery. Tutta la partita a top deck è andata avanti. Niente ragazzi, considerazioni finali, che dire, il mazzo secondo me è fortissimo. Questa lista davvero, allora l'abbiamo provata poco, quindi è ancora presto per dire se cambieremmo qualcosa. Io al momento non cambierei nulla, avete visto che il mazzo ha sempre girato bene. Ogni tanto si è inceppato, ma perché facevo degli errori io. È un mazzo complesso, non è un mazzo semplice. È un mazzo molto stimolante da giocare, che ti costringe a capire bene come sarà la tua win condition. Perché se tu fai un attacco sul Pokémon sbagliato, perdi un turno, visto che non fai KO in un colpo. Poi alla fine il numero degli attacchi è lo stesso, perché tu fai danni su più Pokémon contemporaneamente. Quindi se un mazzo normalmente vince in 4 attacchi, anche questo vince in 4 attacchi. Però devi farli sui Pokémon giusti. E devi stare molto attento perché puoi rischiare di fare delle cavolate. Davvero un gran bel mazzo. Questo era Blaziken Zero Hora e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao ragazzi!